Gianni Colacione, undicesimo congresso di radicali italiani qui a Lergife a Roma, siamo alla terza giornata in compagnia di Maurizio Bolognetti, militante storico, militante lucano, attivo per una battaglia per i diritti, io penso anche umani, cioè la salute e il rispetto del territorio nella zona della Basilicata, ma credo non solo. Ieri è intervenuto in notturna, non l'abbiamo sentito, non l'ho sentito, e gli volevo chiedere intanto appunto di che cosa aveva parlato e quale argomento aveva trattato. Ma potremmo dire che ho fatto 3 capitoli. Il primo, direi, partendo dalla considerazione banalità del male, metamorfosi del male, quindi collegandoci anche a quella che è stretta attualità dell'iniziativa politica radicale, la battaglia sull'amnistia, la flagranza di reato e tutto il resto, una riflessione su questo che ritenevo indispensabile. Il secondo aspetto, quello che è di questa campagna che poco mi convince in atto, ma non qui, fuori da qui, sui costi della politica, è su che cosa può implicare questo martellamento, dove ovviamente spazio per discutere di altri costi, che sono i costi di cui dovremmo parlare qui, se ci crediamo, e che partono da un'analisi ben precisa che ribadiamo da tempo. Ho l'impressione che questa campagna sui costi della politica serva magari più a rafforzare oligarchie e potentati che non a cambiare realmente le cose. Quindi il secondo capitolo. Il terzo capitolo, la questione Italia-Stato canaglia, ambiente. In particolare la questione petrolifera, con le liberalizzazioni governative, con l'intervento dell'amministratore delegato dell'ENI Scaroni, che credo sia interessante, il 10 ottobre presso la Commissione Industria del Senato, il manifesto per il Sud del ministro Passera, e tutta una serie di cose che univocamente, secondo me, mi portano a fare una considerazione. Credo che si stia operando per assecondare interessi che non credo necessariamente coincidano con quelli del territorio italiano. Perché facciamo un esempio: se è vero come è vero, lo dicono loro, che nel Mediterraneo ci sono riserve certe per 10,3 milioni di tonnellate di greggio, certe, tradotto significa 63 milioni di barili. 63 milioni di barili è una quantità ridicola, oggettivamente. L'Italia, del resto, a livello mondiale è il 49esimo produttore di greggio, noi produciamo lo 0,1% della quantità che complessivamente si produce di greggio in Italia. E allora che senso ha assecondare i desiderata di quelli che vorrebbero piazzare altre piattaforme nel Mediterraneo con regole che sono molto distanti da quelle che ci sono in altri paesi, come per esempio la Norvegia, che pure le trivellazioni le consente, però con regole stringenti, con una tassazione fiscale di un certo tipo. È la stessa cosa per quanto riguarda le trivellazioni a terra. Se leggiamo il documento, il SEN, Studio Energetico Nazionale, che è anche interessante, contiene degli spunti di riflessione interessanti, però li scrivono che insomma bisogna fare di più: la Valpadana, l'Adriatico, il Canale di Sicilia, l'Abruzzo, magari il Piemonte e ancora la Basilicata, al che su quello uno gli verrebbe da dire grazie, abbiamo già dato, però sembra che le cose non viaggino così, e tant'è che hanno inteso anche impugnare la moratoria che il governo della regione Basilicata aveva inteso varare per porre un argine alle richieste di ulteriori permessi di ricerca, eccetera. Questi, diciamo, per sommi capi, 3 punti toccati. Maurizio, come mai siete finito a parlare in quell'orario? No, ma non è il problema in quell'orario, ma lo dico senza grande spirito polemico. Io credo che quando ci siano sono dei regolamenti, i regolamenti vanno applicati, possono piacere o non piacere. Se non piacciono, qualcuno propone di cambiarli e si vota e li si cambia. Se però le regole ci sono, appunto, intanto bisognerebbe conoscerle, è il minimo, no, anche per chi gestisce un congresso, credo conoscere le regole. E in secondo luogo, poi quando le si conosce, bisognerebbe applicarle. Ieri singolarmente mi sono trovato in una situazione in cui, quando ho chiesto di avvalermi della facoltà di potermi inserire nel dibattito generale, in qualità di componente della direzione dei radicali italiani, erano abbastanza sorpresi, diciamo, boh, chiedi a Viale.
Beh, ho chiesto a Viale, Viale è stato molto vago anche nel sapermi rispondere quando, non mi ha saputo dire quando avrei potuto prendere la parola. Io dico che questo è piuttosto singolare, da un presidente di Radicali Italiani, che lo ricordiamo tutti molto bene, ha sempre fatto una gran caciara denunciando i congressi bulgari. Ecco, ho avuto l'impressione che ci sia stata una gestione congressuale, da questo punto di vista sicuramente ieri, poi può essere che sbagli, piuttosto arbitraria, mettiamola così, in termini di regolamento, strettamente in termini di regolamento. Poi dopodiché di notte, di giorno, io sono felicissimo di aver preso la parola di giorno, anzi mi piace la notte, anzi io lavoro meglio di notte che di giorno, quindi la notte per me è bellissima, anche la notte congressuale, è bella la notte. Maurizio, noi ti... Quindi la notte piace anche a te. Sì, sì, purtroppo sì. Notti passate non in giro, ma soprattutto sul web. Maurizio, noi ti invitiamo su libri.tv per questa e altre interviste ovviamente, ma anche per una collaborazione ovviamente, per darci appunto una finestra sul tuo impegno per quanto riguarda questa battaglia, che è riduttivo... che è riduttivo chiamare ecologica, con delle trasmissioni che potremo fare. D'accordo? Ti ringrazio tanto, Maurizio Prognetti. Ciao.